Presidente, un grande Spezia nei playoff, dove può arrivare? La Serie A a questo punto sembra quasi che non sia più un sogno. Beh no, direi che dall'inizio dell'anno che siamo sempre a zona playoff, no? Se non erro. Evidentemente se avessimo fatto qualche punto in più potevamo andare anche quest'anno, è andata male a noi perché sia il Carpi che il Frosinone si poteva arrivare al loro livello. Ma io sono contento perché la squadra gioca bene, l'allenatore si è dimostrato molto capace, adesso bisogna vincere, fare almeno 4 punti se non erro, arrivare quinti o sesti per giocare contro il settimo o l'ottavo in casa e poi l'appetito viene mangiando. L'impressione però che si ha è che rispetto all'anno scorso questa squadra è più forte, nel senso l'anno scorso si è andato ai playoff però sembrava quasi una vittima sacrificata, invece quest'anno si ha l'impressione che lo Spezia sia più determinato, ci possa essere la possibilità di vincerli questi playoff. Beh, io direi che il merito, se è un merito, è di Damir Miškovic, che gestisce per conto nostro la Rijeka, che gioca in Serie A, anche quest'anno è arrivato secondo, anche quest'anno farà la Coppa Europa e ha mandato qui dei giocatori che secondo me costano meno e giocano meglio di quelli di prima. Ha ragione lei. Io non sono un esperto di calcio, approvo i bilanci e vedo i risultati di fine anno. Chi è il giocatore che l'ha impressionato di più tra quelli che sono arrivati ultimamente? No, scusi? No. Il giocatore che l'ha impressionato di più, che gli piace di più in questo momento? Beh, ma direi Situ, che è un ragazzo giovane, ma tutti i croati che sono giovani. Cioè, mi diceva Damir Miškovic che abbiamo la squadra tra le più giovani di Serie B. È il primo anno che l'allenatore allena e ha creato un ambiente molto più disciplinato che quelli che c'erano prima. Buona fortuna a lui, speriamo che quest'anno, l'anno prossimo, ci porti in Serie A. Il progetto è di portarlo Spezia in Serie A nel giro di 3 anni e questo è il primo di questo ciclo, però siete già a buon punto come costruzione. Beh, io se non erro, quando sono venuto la prima volta a Spezia, il signor Jacopetti disse vi portiamo in Serie C in 5 anni, C1, eravamo in quarta serie. Siamo andati in Serie B in 5 anni, o forse 4. E arriviamo a giocare ad altissimo livello dopo 7 anni. Adesso rimane solo di vincere la Serie A, tutto il resto l'abbiamo fatto. Senta, vedo che anche il pubblico viene più corposo allo stadio, è il 12° uomo in campo in questo caso, anche sabato scorso col Vicenza si è stata fatta una bella partita, però è mancato solo il gol in quella situazione. Beh, direi che se Nenè avesse avuto un poco di fortuna faceva gol, era lì facile da segnare, anche un'altra occasione si poteva fare, è mancato il gol, ma quello che conta è alla fine del campionato, che tra 2 partite essere quinti o sesti per fare il playoff. Progetti futuri? Ma no, direi che io non, onestamente non sono coinvolto negli affari giornalieri, mi fa piacere che dato che sono ligure dare una mano allo sport ligure. Allo Spezia, ieri la Proreco ha vinto anche bene, ma chi gestisce sono dal punto di vista tecnico più Miškovic, dal punto di vista organizzativo Marino e chi è in ufficio. Un'altra domanda, ma è possibile ipotizzare lo Spezia come la Proreco nella pallanuoto nel futuro o è una cosa impossibile per lei? No, è impossibile, nel senso che la Proreco è la squadra al mondo che spende più soldi per vincere la Coppa dei Campioni e penso che non succederà mai che lo Spezia spenderà di più del Real Madrid, del Barcellona, della Juve, dell'Inter, del Manchester City o del Paris Saint Germain. Sullo stadio che progetti avete? Ma lo stadio prima di tutto bisogna andare in Serie A, poi è un problema anche più del comune che nostro, no? Da parte nostra siamo dispostissimi a sederci e discutere, abbiamo dimostrato molta serietà nel creare il Ferdeghini che penso pochissime società di Serie B hanno e adesso il comune decida cosa vuole fare con lo stadio. Uno stadio di proprietà è inipotizzabile per lo Spezia? Beh, dipende dalle condizioni, a Rijeka lo stiamo facendo, però senza offendere il comune o gli assessori o la regione o la provincia, non ho ancora capito bene
chi dice di sì e chi dice di no, a Rijeka hanno messo in grado la società di investire, stiamo parlando di 25 milioni di euro, per creare uno stadio modello che verrà costruito dall'architetto che ha fatto lo stadio della Juve a Torino, e aggiungerci anche altri 15 milioni con albergo e centro commerciale. Se la proposta che il comune farà sarà interessante, la vaglieremo, ma deve essere una cosa utile alla città e utile anche a chi investe, perché lo stadio di proprietà è sicuramente una cosa molto interessante, ma dipende dove si fa i costi. Tornando ai progetti sportivi, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain è inipotizzabile, però magari come il vecchio Parma, la vecchia Sampdoria, potrebbe essere possibile? Vabbè, non, onestamente sono... Sognare? No, ma sognare è facile, però io normalmente sogno poco e realizzo le cose che faccio. Ripeto, a Recco la piscina la facciamo, anche se a carico nostro, ma stiamo parlando di 10 milioni di euro. Stiamo parlando di una cittadina che ha vinto 28 campionati e vinceremo il 29esimo quest'anno, in solo 60 anni, perciò il 50%, abbiamo vinto 7 Coppe d'Europa e non abbiamo la piscina. Però un conto è fare la piscina, un conto è fare uno stadio. Il futuro di Volpi calcistico è a Spezia? No, ma senza dubbi. Anche perché tutte le storie che hanno raccontato dalla Sampdoria, che non sono veritiere, e ci tengo a precisare che il signor Ferrero sta facendo un ottimo campionato, complimenti, che sta facendo meglio dei suoi predecessori e si merita tutta la stima e il rispetto di quello che sta facendo. Non, assolutamente non ho niente a che vedere con lui, non ci siamo mai conosciuti, ci siamo parlati una volta al telefono che volevo un giocatore del Rijeka. E dato che chi fa bene deve essere rispettato, è giusto che si prenda tutti i suoi meriti, sinché è in grado di gestire come sta facendo adesso.